Siamo con Don Claudio Cianfaglioni, parroco della comunità pastorale di Larino, San Pardo in tempo di pandemia, un profondo legame di tutta la comunità, San Pardo peraltro patrono anche della nostra diocesi, un momento significativo che non vede la sfilata di tanti carri, ma un profondo legame di cuore, di fede. Sì, è il secondo anno che viviamo in questa situazione, non c'è la sfilata esterna ma sicuramente c'è una sfilata di cuori continua, ecco, non solo oggi, ieri sera alla vigilia, ma in tutta la novena ho visto questa sfilata di persone davanti a San Pardo, ma quello che ci tengo a dire è che quando San Pardo è nella nostra sacrestia c'è ogni giorno una piccola, sommessa, ma non meno importante processione di persone che vengono a trovarlo. Ecco, tutto questo mi dice il cuore di questa gente. Siccome il Signore guarda il cuore più che alle manifestazioni esterne, sicuramente il Signore e San Pardo sono contenti anche quest'anno di come stiamo cercando di onorarlo. È bello vedere tanti fiori proprio ai piedi, le reliquie del busto di San Pardo. Ogni fiore rappresenta un carro, una famiglia di Larino. Sì, durante la novena tutti i carrieri hanno desiderato compiere questo gesto, che è un gesto ormai tradizionale, portare ciascun carro un fiore, come a dire noi ci siamo qui ai tuoi piedi, continua a guardarci, continua a guardare la tua Larino per la quale il Signore ti ha eletto come patrono. Personalmente come vivi questo momento, anche perché stai aspettando questa sfilata, questo corteo dei carri, speriamo l'anno prossimo? Sì, è un'emozione che si tramanda e che si rimanda per il momento. Devo dire che i larinesi sono stati bravissimi a trasmettermi l'emozione di ciò che è, e mi dicono sempre figurati quello che sarà dopo, ecco, allora io mi aspetto questo dopo come una promessa di compimento e di ulteriore promessa in avanti. Personalmente lo posso garantire. Sì, ecco, so che tu l'hai vissuta varie volte, spero che prima o poi capiti anche a me questa gioia. Viva San Pardo! Viva San Pardo, sempre. Grazie. Giuseppe Mammarella, responsabile dell'archivio storico e della biblioteca della diocesi di Termoli Larino. Di anno in anno si rinnova questa festa così bella e sentita, purtroppo in tempo di pandemia, senza la caratteristica e immensa sfilata di oltre 120 carri, ma condividere oggi San Pardo, ricordiamo sempre qualche cenno storico, no? Per accompagnare anche questa giornata. Ecco, innanzitutto vorrei ribadire ancora qualcosa riguardo della figura storica di San Pardo, perché c'è ancora tanta confusione. Allora, di San Pardo noi abbiamo due biografie. Una redatta da un autore anonimo nel X secolo e l'altra da un levita della chiesa di Larino, della diocesi di Larino, di nome Radoino, sul finire del XII agli inizi del XIII secolo. Queste due biografie ci offrono notizie non troppo non esauriente, insomma, quindi dobbiamo accontentarci di sapere che San Pardo era un vescovo di una diocesi del Peloponneso che perseguitato dai suoi diocesani, diciamo, dai fedeli che lui chiaramente presso cui doveva svolgere il ministero episcopale, si venne a Roma e dal Papa fu invitato a ritirarsi in vita eremitica nei pressi di Lucera, dove morì. Poi queste due biografie sono chiaramente, ci offrono tante e tante notizie, però sono notizie fantasiose, motivo per cui non possiamo chiaramente attenerci a quello che dicono questi due autori. Abbiamo un elemento certo però, che un vescovo dauno di nome Pardo fu vescovo di Salpi, una diocesi posta tra, oggi non più esistente, ma posta tra Manfredonia e Trinitapoli. Questo vescovo di nome Pardo partecipò nel 314 al concilio di Arles e quindi con ogni probabilità questo vescovo di nome Pardo che partecipò al concilio di Arles, una cittadina della Francia,
indetto dall'imperatore Costantino, e il patrono di Larino e diocesi dovrebbero essere la stessa persona. Ecco, ci ritroviamo quest'anno in cattedrale prima della Santa Messa pontificale presieduto dal nostro vescovo. Personalmente, cosa significa, no, condividere queste giornate in mancanza di questi carri che però fanno parte dell'identità di tutti i larinesi, tutta la comunità, aspettando di poter riprendere questa tradizione così importante? Eh sì, questa è una mancanza, questo è il secondo anno che non abbiamo la possibilità di svolgere questa festa. Da considerare poi che il 2019 è stato un anno piovoso come non si ricordava mai, quindi diciamo che sono 3 anni che non riusciamo a svolgere la festa di San Bardo, che per tutti i larinesi e non solo, insomma, rappresenta un qualcosa di davvero straordinario, insomma. La campana della cattedrale a festa è come far battere più forte il cuore in questa giornata? Senza dubbio, il suono della campana in questi giorni dedicati a San Bardo è un suono davvero particolare. Io lo noto il suono chiaramente della campana durante il periodo invernale, noto il suono della campana durante il periodo estivo, però il suono della campana durante il mese di maggio emette veramente dei rintocchi davvero particolari. L'emozione. E senza dubbio, è l'emozione.
il saluto della liturgia, permettete che sia anch'io a rivolgervi un saluto a nome mio personale, a nome dei confratelli sacerdoti con i quali concelebriamo questa Eucaristia. E vi portiamo anche il saluto del nostro vescovo Gianfranco, che si trova impegnato fino a domani a Roma per i lavori dell'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Come avrete sentito anche dagli organi di stampa nazionali, è la prima volta che la CEI si riunisce in presenza al tempo della pandemia e non è permesso a nessuno in questi giorni di lavoro di uscire dalla conferenza, pertanto il Vescovo non ha potuto venire e tornare da Roma in giornata come negli anni passati. Ecco, questo saluto lo rivolgo particolare deferenza alle autorità civili e militari che hanno ancora una volta accolto l'invito a ritrovarci insieme per pregare il nostro Santo, come pure a tutti e a ogni singolo membro della comunità di Larino, rappresentati dalle varie realtà componenti del Consiglio Pastorale Cittadino e dal direttivo della Via Associazione dei Carrieri. Il nostro saluto infine si fa comunione e preghiera, anche con tutti coloro che grazie ai mezzi di comunicazione sono in questo momento collegati con questa nostra cattedrale. E ora, per celebrare i divini misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia del Padre. Dico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio.
Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. In quel tempo Gesù disse: io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Come il Padre conosce me ed io conosco il Padre, e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre. Imitando Gesù, Pardo si è fatto santo, perché come il pastore buono si è preso cura e continua a prendersi cura del gregge a lui affidato. Amarci la vita nuova, quella buona e bella del Vangelo.
A volte crediamo che questo prendersi cura del gregge sia una prerogativa solo di chi nella Chiesa ricopre un ruolo di responsabilità, di chi ha ricevuto il ministero del pastore, per l'appunto. In realtà, imitare Gesù, buon pastore, è prerogativa di ogni cristiano, che non a caso si chiama così, cristiano, figli nel figlio amato. Ciascuno di noi comunque è chiamato a le persone che ci sono affidate, le relazioni amicali e fraterne, avvertiamo l'urgenza di questo prendersi cura gli uni degli altri, perché tutti di colpo uniti e legati gli uni agli altri. Un corpo unico in cui, come ci ricorda San Paolo, è stato richiesto di prendersi cura della collettività con un surplus di energia e generosità. Volti in prima linea tanti medici, infermieri e personale sanitario anche, provati in modo diverso, ma ugualmente doloroso da questa situazione. A loro in modo particolare in questo momento va pensiero e l'importanza del prenderci cura gli uni degli altri e insieme della nostra casa comune. Che senti tu, ciò che ti appartiene e che ami profondamente, con il cuore e gli occhi sempre attenti ai più poveri, pronti a fasciare te, che come abbiamo cantato nel Salmo, è fedele per sempre, ci faccia questo. Thank you.
umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Cristo nostro Signore. Benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Pardo la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Pardo ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Thank you.
Pino Buchetti, sindaco di Larino, un'emozione sempre forte in occasione della festa di San Pardo, è vero, in tempo di pandemia, con tanti momenti che mancano, però sono forti nel cuore sperando di poter ritrovare presto. Sì, questo è l'auspicio, oggi c'è tantissima gente, anche se c'è insomma, ci sono le regole da rispettare, però è forte la devozione da parte della nostra comunità verso il Santo Patrono, quindi ci auguriamo che il prossimo anno potremmo insomma, festeggiare la nostra festa come è stato fatto per tanti anni, quindi io mi auguro che il prossimo anno non c'è più il problema Covid e finalmente i larinesi potranno esprimere la loro, insomma, i loro sentimenti, la loro devozione nei confronti del loro santo. Ricordiamolo sempre, San Pardo è la festa di tutti i larinesi, quindi anche un forte messaggio di unità che si può rinnovare in questo momento. Certo, questa la nostra festa si caratterizza per insomma, coinvolgere quasi tutte le famiglie, perché tutte le famiglie hanno un carro di riferimento e quindi questo significa creare unità nella comunità e questo ci dà una grossa forza per insomma, vivere anche il quotidiano. Raffaele Primiani, sindaco di Oruri, in questa festa si rinnova anche un forte legame al territorio. Eh sì, noi siamo molto vicini alla comunità di Larino, alla città di Larino. I paesi sono a 10 chilometri, anche noi sentiamo San Bardo. È una carrese diversa, però è bellissima con i suoi addobbi, con i suoi carri. Speriamo che arriveremo alla normalità e vediamo tutte le nostre feste patronali rifiorire. Stefano Vitulli è il vicepresidente della PIA Associazione dei Cavalieri di San Pardo. Come si vive questa giornata? Il cuore batte sempre, come dire, più forte a San Pardo, ma c'è quell'attesa per i cari che purtroppo per motivi dovuti all'emergenza sanitaria non è stato possibile realizzare. Paradossalmente quest'anno è forse anche un po' più pesante la mancanza della classica processione, insomma, che siamo da secoli abituati a svolgere. Purtroppo anche quest'anno siamo stati costretti a rinunciare a questa importante manifestazione che tutti noi larinesi amiamo e abbiamo profondamente nel cuore per San Pardo, e va bene così, nel senso che abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare secondo le norme, secondo le disposizioni governative, sperando che l'anno prossimo, ecco, si torni diciamo, si torni nel solco della tradizione così come ce l'hanno lasciato i nostri padri. Oggi non mi resta solo che fare un augurio a tutti i larinesi e a dire ancora una volta viva San Pardo. E con il rintocco della campana che davvero fa, ripeto, come te all'inizio, fa battere più forte il cuore, un'emozione grande, anche io che vengo da fuori sono così legato, affezionato alla vostra tradizione, è davvero un bel momento, questa campana che poi, no, il suo suono tutto la rio, dappertutto. Io penso che sia io che quelli che sentono, insomma, San Pardo come lo sentiamo noi larinesi in questo momento, con quel suono di questa campana e alla fine di questa liturgia per San Pardo, stiamo praticamente tremando, ecco, forse si sente anche un po' dalla voce. Certo, viva San Pardo, sempre! Sempre viva San Pardo! E il coro Don Luigi Marcangione ha animato la celebrazione eucaristica, noi siamo con Assunta Di Ridolfo, molto emozionante questa celebrazione e poi al termine l'inno a San Pardo, davvero da brividi. È vero, e il nostro inno, almeno per noi larinesi, è una grande cosa, quindi io credo che tutti i larinesi vicino e lontano, quando sentono quest'inno, ma più che altro quando arriva il mese di maggio, hanno il cuore in festa e penso che sia una cosa veramente bella e grande per tutti noi. È una grande emozione oggi condividere questa festa, sì, è vero, in maniera più intima, senza il corteo, ma sempre con una profonda fede.
Sì, è vero. Purtroppo, si sa, in causa di pandemia tutto questo non è stato possibile. Però la cosa bella e grande, ringraziando i nostri parroci che ce l'hanno fatta vivere comunque in un modo molto bella ma semplice, molto sentita lo stesso, sia dalle novene e sia, come potete ben vedere, oggi lo stesso con il santo, anzi con, anche con il compatrono San Primiano, che insieme a San Bardo ci danno la forza per andare sempre avanti. Aggiungere anche gli altri due martiri larinesi, Firmiano e Casto. Sì, sì, Firmiano e Casto, che sono sempre compatroni, diciamo. Savino Moro, per voi Carrieri, come dire, è un'attesa che continua, si rinnova l'affidamento a San Bardo, ancora non è possibile ricondividere, no, la lunga sfilata di oltre 120 carri, però partiamo da un simbolo, il fatto che ognuno di voi ha portato un fiore proprio davanti qui a San Bardo al Signore. Sì, l'attesa dura un po' di più rispetto a quanto ci aspettavamo e è anche abbastanza difficile. Da carriere non è facile, devo dire, però ci stiamo impegnando. Questa pandemia ci ha messo in ginocchio davvero a tutti. Il simbolo del fiore che abbiamo consegnato anche quest'anno credo che rappresenti al meglio la nostra forza d'animo di ogni carriere, dal più piccolo al più grande, che sia davvero nei confronti di San Bardo, perché anche la sola consegna del fiore fa capire che per tutto ciò che succede noi larinesi, noi carrieri soprattutto, non perdiamo mai quella forza che ci fa davvero tenere e credere in San Bardo. Fiducia nel futuro. Sì, siamo abbastanza fiduciosi, devo dire. Ci auguriamo, mi auguro io in primis, che la fine di questo brutto periodo sia il più vicino possibile per tornare a festeggiare davvero come San Bardo merita. Savino, viva San Bardo con tutto il cuore. Viva San Bardo.
Maurizio Corbo, il 26 maggio resta e sarà sempre una giornata speciale per questa comunità, per l'intera comunità diocesana. È un esercizio al ricordo, vedere questa strada antistante la cattedrale vuota in questo momento tocca il cuore, però ci solleva il suono della campana, ci solleva il simulacro di San Bardo. San Bardo è San Bardo, anche senza i carri, ciascuno di noi lo ha comunque tirato fuori, noi l'abbiamo tirato fuori, sta davanti a casa, addobbato, e lo viviamo in questo modo. E offriamo anche questo disagio, lo offriamo anche al nostro santo. Quindi la fede è questa, la tradizione è anche questa, che non c'è, non è manifesta, però ecco, ci auspichiamo di poter ritornare meglio di prima, con la consapevolezza che ci sono dei punti forti quale la fede ci impone, cioè non può essere solo tradizione, ma ci deve attirare verso quello che è il senso della fede, cioè il senso della festa, e riflettere sui valori che la fede ci regala, ci offre. Maurizio, viva San Bardo! Viva San Bardo tutti gli anni, viva San Bardo, si dice un proverbio, come one l'anno che ve, però no, non ce lo auspichiamo questo, speriamo di tornare ai San Bardi classici, dove veramente c'è esplosione di gioia, esplosione di colori e quel senso di fede che viene rimesso in gioco, ecco.